Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di fare il punto della situazione di quello che è stato il calciomercato della Juventus. Questo video verrà pubblicato alle ore 20:00, quindi al termine della sessione estiva di calciomercato 2023-2024, ma per dovere di cronaca ve lo devo dire. Viene registrato con 4 ore d'anticipo. Sono le 16 del stesso giorno, quindi del 1° settembre 2023. Oggi si conclude ufficialmente il calcio mercato e quindi per dare la valutazione ho voluto aspettare fino all'ultimo momento possibile per poi trovare il tempo di raccogliere le informazioni, editarle, caricarle e pubblicarle su YouTube per offrirvi il miglior contenuto possibile. Io prima di tutto mi fermo un attimo e vi chiedo una cosa, vabbè, l'iscrizione, il mi piace al video se sono di vostro gradimento e poi di scrivere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Per una volta, prima di tutto, vi chiedo di dare il voto prima di aver visto il video. Mi piacerebbe sapere la vostra valutazione prima di aver visto il video. Vi racconto come verrà strutturato questo contenuto, e cioè prima farò una sorta di introduzione, vi farò vedere quelli che sono stati gli acquisti, quelle che sono state le cessioni, quello che è stato il bilancio attivo e passivo di appunto acquisti e cessioni per la Juventus. In seconda battuta vi farò vedere un estratto di una mia live di qualche giorno fa, di 2 giorni fa, nella quale andavo a dare la prima valutazione preliminare che poteva avere questo mercato della Juve, poi dato che non si è più mosso niente se non per dire l'ufficialità di Bonucci o robe varie, non c'è niente da modificare, però questo è quello che ha fatto la Juventus e quindi vi porterò quel breve estratto di live e poi andrò semplicemente sul finale a darvi il voto. Quindi sarà un viaggio, voi potete mettere in pausa il video, scrivere la vostra opinione qui sotto nei commenti, dare la vostra valutazione e io al termine invece vi dirò la mia, così poi potremo fare anche una sorta di confronto. Intanto bisogna dire una cosa in partenza, quello della Juventus è stato un non mercato, perché la Juventus praticamente ha la stessa rosa dell'anno scorso, quasi circa, pressappoco, grandi linee, se non per alcuni giocatori che sono stati modificati. E per fare questo, per dimostrare questo, basta dare un'occhiata a quelli che sono stati gli acquisti della Juventus. E stiamo parlando di un mercato perché, oltre ai riscatti, i termini di riscatti, perlomeno perché questi milioni non sono stati versati tutti in quest'estate, ma Transfer Market li ha raggruppati comunque in questa sessione, di Ken e di Locatelli per 60 milioni di euro complessivi, ripeto, non tutti sborsati quest'estate perché qualcosa si era già mosso anche nei mesi precedenti, però vabbè, chiudiamo gli occhi, facciamo finta che Weah arriva dal Lille per 11 milioni e 3, viene riscattato Milik appunto dal Marsiglia per 6 milioni e 3, viene acquistato dal Valencia Facundo Gonzalez, poi ripartito direzione Genova, allenato in questo momento da Andrea Pirlo alla Sampdoria, e per la Juventus non c'è più niente se non i rientri dai prestiti di Nicolussi, Caviglia e Cambiaso, quindi davvero troppo poco, senza considerare gli aggregati dell'Under 23 come Huijsen e Yıldız. Insomma, un non mercato perché la Juventus su 5 acquisti che vengono ufficializzati, poi uno è stato dato in prestito, due sono, anzi tre sono riscatti, quindi tolti i rientri dai prestiti, l'unico nome nuovo è appunto Timothy Weah, che è un giocatore che ha la sua prima esperienza in una grande squadra, prima esperienza nel campionato italiano, che l'anno scorso e anche in precedenza ha avuto anche dei cambi moduli, insomma. Un ragazzo che è tutto in formazione, è tutto da scoprire e per il quale non abbiamo certezze. Bisognerà vedere un po' come può proseguire la sua carriera in Serie A e appunto alla Juventus. Sul fronte cessioni invece qualcosina si è mosso perché Kulusevski è stato riscattato dal Tottenham e la Juventus si è presa quei milioni che ballavano. È stato ceduto Zaccaria al Monaco per 20 milioni, veramente un gran colpo, anche se abbiamo notato che con tutte le commissioni e gli agenti la Juventus rimane ben poco in tasca. È stato ceduto Dragusin a titolo definitivo al Genoa e sempre al Genoa abbiamo ceduto pure Koni De Winter, se verrà riscattato lo vedremo l'anno prossimo. È stato prestato Arthur Melo alla Fiorentina per 2 milioni, poi anche qua vedremo se ci sarà un riscatto l'anno prossimo. Lo stesso Ranocchia all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e conto riscatto a favore della Juve. Cuadrado, Bonucci, Di Maria e lo stesso Paredes sono usciti a titolo gratuito, la Juventus li ha svincolati o non ha riscattato i giocatori come Paredes, quindi questi giocatori di grande esperienza internazionale hanno salutato gratis la Juventus e poi sono stati prestati Rovella e Pellegrini alla Lazio con dei valori di riscatti per quanto mi riguarda abbastanza bassi, appunto con i De Winter di cui parlavamo prima. Piazza è stato svincolato ed è andato a Reca.
Poi ci sono Ache, Gori che sono partiti in prestito, così come Sule, Barenecea, Caio, abbiamo già parlato di Facundo, c'è da aggiungere Frabotta, è stato svincolato Momo Yattaren. Insomma, la Juventus ha salutato tantissimi giocatori e comunque sono rimasti tanti giocatori in rosa. Come dicevo anche nel video che ho pubblicato oggi, la Juventus dovrebbe comunque vantare 25 giocatori circa in prima squadra per affrontare soltanto Serie A e Coppa Italia. Sempre secondo Transfermarkt, quindi il valore, il bilancio dei trasferimenti dovrebbe essere di circa 21 milioni in negativo, anche se, come vi dicevo prima, non tutti questi soldi sono stati sborsati in questa sessione estiva e comunque mancano anche eventuali riscatti come quelli di Rovella e di Pellegrini, che sono praticamente degli obblighi di riscatto mascherati con delle condizioni molto facili da raggiungere. Quindi, se proprio vogliamo, la Juventus o è in pari o forse addirittura leggermente sopra. La Juve si è preoccupata principalmente di far uscire dei giocatori, alleggerire la rosa, alleggerire il monte ingaggi, alleggerire l'età media della rosa e basta. Perché poi, come dicevamo prima, di acquisti c'è stato ben poco. La Juve aveva comunque due strade e, come vi dicevo prima, lascio la parola a Luca del passato che avrà un'analisi da fare. A te, Luca del passato. Voto al mercato della Juve. Per dare un voto al mercato della Juve, che non darò oggi perché, ripeto, il mercato non è finito, però provo a darvi la mia lettura, bisogna domandarsi, in principio, cosa ci si aspettava dal mercato della Juve quest'anno? Questa è la prima domanda che io faccio a voi, ok? Io faccio a voi questa domanda. Cosa vi aspettavate dal mercato della Juve? Perché io mi aspettavo due strade. Una, in cui veniva ceduto almeno un pezzo grosso, quindi un giocatore che poteva valere una valutazione importante, Chiesa, Vlahovic o Bremer, se proprio proprio Fagioli, perché mi sa che è l'unico in più a poter valere dei soldi veri, quindi so, 30 milioni di euro potrebbe valere di Fagioli 25, secondo me sì, assolutamente. Oppure un mercato in cui si andava a limare tutti i giocatori considerati esuberi per mantenere quegli altri. Io mi aspettavo una di queste due situazioni. Si è presa la seconda perché non si è riuscito a cedere Vlahovic, non perché si sia scelto. Secondo me la Juventus aveva proprio necessità di mettere quei soldi a bilancio. Non si è riusciti a cedere Vlahovic, perché non prendiamoci in giro, la volontà della Juventus era comunque cedere Vlahovic per prendere Lukaku. Questa era la volontà della Juve. Ma nel frattempo la Juve portava avanti anche un'altra idea, e cioè poter cedere i vari Rovella, Zaccaria, Arthur, Kulusevski e tutti questi giocatori che poi sono partiti, Pellegrini, e hanno portato qualcosina nelle casse Juve, o lo porteranno perché ci sono dei riscatti obbligatori l'anno prossimo, e quindi pararsi un pochettino dalle perdite per la mancata qualificazione alla Champions in quel modo lì. Tagliare alcuni ingaggi pesanti, perché la Juventus, non dimentichiamoci, che toglie sì il carisma, la personalità di Di Maria, di Bonucci, di Cuadrado, di Paredes, ma taglia dei begli ingaggi, dei bellissimi ingaggi, perché sono ingaggi molto molto pesanti e anacronistici anche per il momento storico della Juventus da parte di tanti. E quindi la Juve, secondo me, per quelle che erano le idee di partenza, le possibilità, per me la Juve non ha fatto nemmeno un brutto mercato, che è un non mercato, perché da questo punto dobbiamo partire. La Juventus, secondo me, ha fatto molto meglio così, cioè trattenendo Vlahovic, trattenendo Chiesa, trattenendo Bremer, piuttosto che cedere Vlahovic per prendere Lukaku, che sì, magari dal punto di vista del bilancio in questo momento si respira perché scrivi che 70 milioni li hai venduti, d'accordo, però poi paghi il cartellino del giocatore, paghi l'ingaggio del giocatore, il giocatore ha tanti anni, ha dei problemi fisici, diventa difficilmente rivendibile, e allora la situazione che abbiamo vissuto in passato per i Ramsey, gli Higuain, i Khedira, si va a riproporre giocatori che hanno degli ingaggi elevati, tanti anni, alcuni hanno degli infortuni e difficilmente sul mercato te li vengono a prendere. Cosa si sta facendo con Rugani? Rugani è uno stipendio di 3,5 milioni, piuttosto che dargli quest'anno 3,5 milioni per non giocare, perché Rugani non gioca, che devi far per due? Perché 3,5 è quello che si mette in tasca Rugani, ma la Juve tira fuori poi 7 tra netto e lordo. Quindi invece che tirarsi fuori 7 milioni quest'anno per Rugani, lo rinnovo, gli spalmo l'ingaggio, sempre se lui deciderà di accettare, magari non prenderà
la metà, magari si andrà a 2 milioni, quindi si dice Rugani, te invece che prendere 3.5 milioni quest'anno ne prendi 4 in 2, ti va bene? Però allo stesso tempo non gli dai più quella cifra lì e a gennaio, a giugno o ancora a gennaio, se arriva una qualsiasi squadra nel mondo che ti offre anche 15 euro per Rugani e tu accetti di dare il cartellino, tu i soldi a bilancio dello stipendio di Rugani poi non li devi più, proprio perché va a giocare un'altra squadra, lo paga un'altra squadra e con l'ingaggio più basso è più facile che una squadra si avvicini. Se no, quale squadra al mondo potrebbe avvicinarsi mai a chiedere informazioni per Rugani che prende 3,5? Non è nessuna mai al mondo, a meno che la Juve non vada a pagare comunque l'ingaggio di Rugani. Quindi la Juve da questo punto di vista secondo me si sta muovendo bene. Poi però arriva il problema, cioè come è valutata la rosa della Juve? Anche qua vi chiedo di essere onesti, prima vi ho fatto delle domande, però adesso vi chiedo di essere onesti. La rosa della Juve oggi è la miglior rosa di Serie A? Allora, la Juventus tramite il mercato non ha migliorato la propria posizione. Ma perché? Perché di partenza la Juventus sapevamo che doveva fare una di quelle due strade e doveva essere un mercato all'insegna delle cessioni, del cercare di trattenersi, anzi del coprire dei buchi di bilancio, perché purtroppo queste sono situazioni che ci portiamo dietro da quello dell'anno scorso, dal bilancio dell'anno scorso, dalla mancata qualificazione alla Champions dell'anno scorso, che non passa dal campo ma passa per ragioni extracampo. Quindi volenti o nolenti, oggi la Juve secondo me non ha la miglior rosa in Serie A e anzi tramite il mercato le altre si sono rinforzate di più. Insomma, signori, dopo aver messo insieme tutte queste valutazioni, dopo aver fatto tutte queste chiacchiere, insomma, siamo arrivati bene o male al momento della verità e devo dirvi qual è il mercato della Juve. Ci sono dei pro, ci sono dei contro. Io credo che il pro maggiore sia stato mantenere Vlahovic, Chiesa e Bremer, che sono i giocatori che avevano più mercato, comunque delle valutazioni più elevate. I contro sono quelli, secondo me, di non aver migliorato la squadra, di non aver migliorato la struttura stessa della squadra, perché se giochiamo 3-5-2 e in difesa abbiamo 5 difensori e di questi 5 ci sono Rugani, Alexandro e uno è Huijsen che non ha mai giocato in Serie A, quindi non sappiamo quale sarà poi l'apporto che potrà dare, e Alexandro è ancora titolare, vuol dire che c'è qualcosa che non va, il centrocampo non è così qualitativamente elevato, ma poi di questo parleremo nel video della prediction di dove arriverà la Juve, secondo me in classifica non è stato migliorato nemmeno quello. Se guardo gli esterni, abbiamo Cambiaso, Ealing e Kostic che adorano agire dalla sinistra invece che giocatori che partono effettivamente dalla destra, c'è Weah e la prima riserva è McKennie, o se vogliamo De Sciglio quando rientrerà dall'infortunio. Insomma, la struttura della squadra ha dei problemi, non prendiamoci in giro, ci sono dei limiti strutturali della rosa che c'erano l'anno scorso, li aveva messi in evidenza, non sono stati sostituiti, non sono stati aggiustati, quei limiti rimangono e anzi hai ceduto giocatori di un certo tipo. Ma per tanto tempo siamo stati qua a dirci la priorità della Juventus probabilmente sarà un giocatore al posto di Cuadrado, perché bene o male quella è l'unica cessione. Io mi aspettavo anche un giocatore che potesse sostituire Di Maria, non per qualità ma numericamente e per estro o banalmente con delle caratteristiche che potevano fare agire un giocatore anche come esterno di destra. Forse per quello si è pensato a Berardi, che non avrei preso. Meno male che abbiamo scampato anche lo scambio Vlahovic-Lukaku, come dicevo pochi minuti fa, meno male che la Juventus è riuscita a tenere quei giocatori con quel valore lì. Insomma, secondo me ci sono dei pro e dei contro, però poi alla fine della fiera secondo me la ciccia grossa sta tutta lì, e se devo valutare questo mercato, o come vi dicevo prima, non mercato, il voto secondo me più logico da attribuire a questa sessione di mercato è l'insufficienza, e cioè il 5. Ma è un 5 che va contestualizzato, è un 5 che nasce da lontano, è un 5 che nasce da una retrocessione della Juventus alla Conference League per una penalizzazione in campionato che nulla ha a che vedere né con Allegri, né con i calciatori, né con Giuntoli, né con Manna. Quindi gli interpreti, l'allenatore, i giocatori e lo staff dirigenziale, lo staff che doveva occuparsi del mercato, loro nulla hanno a che vedere con quella penalizzazione che ha portato la Juventus a non qualificarsi alla Champions, a qualificarsi alla Conference League, tolta pure la Conference League. Quindi la Juve che deve agire sul mercato per ripagare quei debiti, per cercare di coprire quel buco di bilancio, e la Juve comunque lo riesce a fare trattenendo i propri giocatori. Quindi se dobbiamo contestualizzarlo alla sessione di mercato, per me è un 5, proprio
secco, secco, secco. Se invece dobbiamo approfondire e dobbiamo andare nel dettaglio e raccontare che comunque la Juve, nonostante questo, ha tenuto i pezzi forti, allora secondo me il voto arriva anche a 7, se non 7,5. Perché è una linea sottile, eh? Bisogna capire come la guardi. Se la guardi semplicemente con ma come si è lavorato? No, la rosa è più scarsa l'anno scorso, secondo me. No, i giocatori non sono stati presi. No, i limiti della squadra non sono stati migliorati. No, allora è un mercato da 5. Sì, però quelli che hanno dovuto fare il mercato si sono ritrovati in una situazione ancora di difficoltà che derivava un'eredità dell'anno scorso, e quindi con quello che potevano fare, con quelle che erano le premesse, quelle che erano anche le necessità, e cioè appunto rientrare determinati soldi, si è fatto molto bene. Aggiungo che secondo me la cosa migliore che hanno fatto è stata quella di cedere alcuni giocatori a titolo definitivo, perché alcuni giocatori come appunto Zaccaria, che erano già tornati indietro dopo un anno di prestito, non ci stava che tornassero ancora in prestito un altro anno e poi tornassero indietro. Poi se non vuoi investire su Rovella lo dai via a titolo definitivo, quindi un prestito con obbligo di riscatto, praticamente non puoi prestarlo per fartelo tornare ancora una volta alla base. Poi se devo allargare, e quel 5 lo giustifico anche come secondo me Rovella lo regali, proprio regalo. E dall'altra parte c'è un giocatore come McKennie che ha scadenza nel 2025, che l'anno scorso è dato via, non l'ha riscattato, è ritornato, è rimasto e in realtà era un esubero. Quindi se voglio andare a giustificare un pochettino quel voto, ci sono anche queste motivazioni qui. Però credo di essere andato nel dettaglio, quindi 5 se devo guardare il mercato secco, chi è entrato, chi è uscito, come si è lavorato, 5. Dall'altra parte, per quelle che erano le esigenze, per quella che era la situazione che si sono trovati ad affrontare sia Manna che Giuntoli, una situazione che non dipendeva da loro, per aver preso in mano la squadra in questo momento qua e aver mantenuto anche i pezzi forti, un mercato da 7 che non ha migliorato la rosa. Ecco, io spero che passi questo messaggio, perché questo non è un mercato sufficiente per essere la Juventus. Io non ho ricordi di un mercato così poco vincente, così risicato, privo di colpi, cioè inutile prenderci in giro, il mercato è sempre stato quello, perché potevi sognare l'arrivo del calciatore, immaginartelo, andartelo a vedere, studiare, capire, metterlo dentro lo schema. E qua c'è poco da inventare. L'anno scorso giocavi 3-5-2, quest'anno pure. L'anno scorso giocavi con quel centrocampo, quest'anno pure, con quell'attacco, quest'anno pure, con la difesa, quest'anno pure. Sono cambiati gli esterni, ecco, 2 esterni su 4. Però sì, non stiamo parlando di una modifica sostanziale alla formazione, quindi questa cosa sinceramente mi è mancata. E anzi, qua apro e chiudo una parentesi: io vi ringrazio per aver comunque seguito questo canale durante questi mesi difficili, perché portare dei contenuti su qualcosa che non esiste è tosta, però me l'aspettavo sin dall'inizio, quindi vi ringrazio, gentilissimi. Ora però si ricomincia a fare sul serio, nel vero senso della parola, perché il mercato lo mettiamo da parte. Ora c'è da parlare appunto soltanto del campo, anche perché poi è un attimo che si arriva al mercato invernale e lì secondo me qualche movimento in uscita potrebbe ancora esserci. Perché? Perché siamo troppi, la Juventus è una rosa troppo lunga per quella che è la necessità della Juve, cioè soltanto la Serie A e la Coppa Italia. Dove arriverà la Juventus all'interno della Serie A? Questo lo dico in un altro video che uscirà la prossima settimana. Ciao ragazzi, buona serata.